i nuclei via Vasse e PPC, in effetti non tenga conto, ovvero tenga solo conto che quello del comune è solo un barere e nient'altro, cosa veramente che fa rabbrividire. Però in ogni caso io dico, per quanto tutti quanti noi oggi addivenissimo, avessimo la capacità di poter porre fine, quindi far chiudere completamente questo impianto di compostaggio, io dico comunque i tempi sarebbero lunghissimi, visto tutti i presupposti per i quali oggi stiamo discutendo, perché se fosse stato vincolante, se fosse stato pregnante praticamente il parere dato dal comune di Tortora, praticamente l'impianto sarebbe già chiuso. Immaginiamo quindi che cosa significhi oggi dover dire siamo tutti per la chiusura, e su questo io non è che dica, non esprimo il parere, perché ripeto, come già è stato detto prima dagli altri sindaci, noi siamo purtroppo degli invitati, vogliamo solo la salvaguardia dell'ambiente e quant'altro, poi giustamente siamo qui a sostegno, ma nulla di più. Allora, però, nel momento stesso in cui si decidesse la chiusura dell'impianto, nello stesso tempo trascorrerebbe tantissimo tempo. Questo, credetemi, se tutti conosciamo le lungaggini della politica, sappiamo benissimo che oggi decidiamo una cosa, forse fra 10 anni probabilmente avremmo ottenuto qualcosa. Questo non dipenderà nemmeno più dal semplice parere dato dal sindaco di Tortora, perché diciamo che sia operante una cosa del genere. Allora, in questo momento io vorrei fare con voi delle riflessioni. Riflessioni che esulano da tutto ciò che è la volontà di un popolo, esula da tutto ciò che è la volontà di tutto un territorio, esula da tutto ciò che potrebbe essere il progetto comune, e sottolineo comune, di tutto un territorio. Non a caso non è stata nominata se non una volta solamente, quindi mi sembra che sia stata presa molto sotto silenzio il fatto che dal lato del fiume della regione Basilicata esiste una zona SIC. Allora, tutte queste cose a me sembrano che lavorino tutte in maniera disgiunta. Uno lavora per la regione Calabria, un altro si fa i progetti per la regione Basilicata, e poi ogni tanto ci si incontra o a Praia per discutere che c'è un inquinamento, e questo avviene sempre i mesi subito prospicienti l'estate, dove poi penso che si possa fare ben poco. Insomma, in ogni caso ci sono tante situazioni. Allora, io vorrei spostare leggermente l'obiettivo verso un'altra parte, senza disconoscere quello che sia l'effettivo problema, cioè la presenza o la chiusura, quella che sia, questo ripeto, sarà deciso, lo deciderete soprattutto come Regione Calabria o come appartenenti Calabri, praticamente di questo impianto. Io vorrei spostare l'obiettivo soprattutto sul fatto che, ripeto, i tempi comunque saranno lunghi, la chiusura eventualmente ci fosse non sarà certamente da qui a domani. Parliamo di come convivere nel frattempo, proprio per evitare che se questo... Allora, partiamo da un altro presupposto: se c'è dolo, se c'è truffalderia, se c'è tutto ciò che normalmente non va a funzionare in qualsiasi sistema, e fosse anche casa mia, in ogni caso interviene la magistratura. La magistratura, so che alcuni procedimenti giudiziari già sono in atto, non sta a me fare dire che cosa avrebbero dovuto fare o non fare, quindi dico che comunque alcuni passaggi sono stati tutti intrapresi. Vogliamo pensare allora da oggi e continuare fino a quando, non so, speriamo domani, che cosa dover fare e come doverci comportare? Io ritengo che a tutt'oggi questo non sia stato preso in considerazione. Stiamo tutti dicendo, gridando al lupo, però poi dopo che praticamente si è chiusa la campagna di caccia al lupo, praticamente poi forse qualcosa, tutto continuerà normalmente. Allora, perché non si comincia a parlare invece, ma non in maniera malaugurante, non in maniera... come per dire, come se facendo una cosa del genere avessimo già abbandonato quello che è un progetto, quello che potrebbe essere il progetto prioritario. Ragioniamo invece come se il tutto dovesse, tra virgolette, continuare, perché purtroppo per un certo periodo dovrà pur continuare. Allora, cominciamo a istituire o delle commissioni,
o del comitato, io non lo so come chiamarli, non so nemmeno che cosa dove fare, non so nemmeno se nel frattempo vi siete già organizzati in tal senso per fare qualcosa del genere. In cui però ci sia presente non solo, allora io ho letto mi sono letto quello che la ditta, quindi la Recuperi, giustamente proponeva nel cercare di rimodernare l'impianto, la presenza di piezometri, la presenza di altri metodi di controllo, però che potrebbero essere solamente fattori di parte per cui la ditta in quel momento sarebbe controllato e controllore. Allora in quel momento cominciare a cercare a dire che cosa, cioè la raccolta. Un'altra cosa che poi comunque nemmeno è stata mai nominata, se non il compostaggio che onor del vero io ritengo che sia, abbia un procedimento quanto mai naturale praticamente, se non fosse per l'olezzo che comunque periodicamente in certe fasi di lavorazione immagino emani, allora non si è mai parlato di liquami. Non si è mai parlato di che cosa possa succedere se effettivamente la raccolta di questi liquami, che poi ritengo la parte più inquinante per quanto riguarda soprattutto quello che a noi interessa il fiume Noce, perché l'altra parte non è che ce ne disinteressiamo, ma visto che comunque non riusciamo a fare dei progetti comuni, allora diciamo ognuno guarda a casa propria. Il fiume poi riguarda tutti, riguarderà il mare, riguarderà tutta una larghissima zona. Allora, io dico, cominciamo a istituire quello che possa essere effettivamente intanto facciamo questo, poi nel frattempo muoviamo tutti i passi necessari, però nel frattempo comunque ci sarà da conviverci, ci sarà da dover ragionare tutti insieme, per cui ragioniamo in maniera più fattiva, più concreta, cercando di istituire qualcosa che alla fine possa farci star meglio tutti. Ripeto, la cosa che maggiormente noi a Trecchina, al di là delle cose nascoste o subdole oppure non visibili, praticamente la cosa che a noi a Trecchina in questo momento dà maggiormente fastidio, faccio un esempio banale, al di là di quello che è il cattivissimo odore di qualche fase di questa lavorazione. Allora, cominciamo col dire. Le cose vanno fatte in un certo modo, nel frattempo attrezziamoci affinché si possa cercare di vivere tutti meglio fino a quando poi qualcosa potrà essere fatto. Grazie. Il rappresentante del Comune di Maratea. Buongiorno. Sarò brevissimo, saluto tutti, il padrone di casa innanzitutto, il sindaco e il presidente del consiglio. Chiaramente io non voglio e non entrerò nel merito del progetto, non lo conosco, non ne ho le capacità e la comunità scientifica che giudicherà la bontà del progetto, dell'impianto, ma credo che l'abbia già fatto i pareri autorevoli della regione, dei funzionari. Anche che ne dica qualcuno, insomma, che non li soldi, ma tutelano un posto di lavoro, sicuramente i pareri saranno dati in maniera giusta, ecco, i progetti saranno stati valutati sicuramente come per legge, come per norma. Il problema in questo senso è che questo impianto viene visto come un detrattore turistico, viene visto come un detrattore turistico da una comunità. Quindi io credo, non lo so, può darsi che sia stata fatta, ma una sottoscrizione popolare da inviare al Presidente della Regione Calabria è stata pensata, è stata fatta. Cioè, vuol dire, smuoverà la coscienza di queste persone. Noi come amministrazione comunale resteremo vicino al Comune di Tortora per quanto attiene alla salvaguardia del fiume Noce. Io mi sono permesso nel 2009 di visitare l'impianto di San Sago, ho bussato, sono stato ricevuto, mi hanno fatto visitare l'impianto, mi hanno spiegato le fasi, le lavorazioni, mi hanno fatto capire come funzionava. Quindi sulla salute del fiume Noce, del nostro mare, dove i nostri figli faranno il bagno, devono fare il bagno, io me ne sono preoccupato per tempo. Chiaramente a me avrebbero potuto dire
tutto e il contrario di tutto, io faccio tutt'altra cosa, la materia ambientale è complicata, è difficile, ma ho trovato piena disponibilità, l'impianto attuale c'è, funziona, credo che quello non possa essere messo in discussione, ha tutte le autorizzazioni. Il cattivo odore, sul cattivo odore io credo che ci sono in cui, alcuni momenti della giornata dove le correnti lo portano da una parte o dall'altra, e questo credo che possa essere un problema affrontato e risolto. Ma ritengo che è la comunità, sono le nostre comunità che non vogliono che questi fenomeni si amplificano, che questo che l'impianto di compostaggio oggi da 7.000 metri quadrati diventi di 14.000, e poi di 21.000 e poi andando avanti. L'altra provocazione potrebbe essere, sindaco, quella di dire benissimo, facciamo diventare Maratea, Tortola, Nemolo e Revello un compostaggio per intero, è una questione di carattere economico, diciamo ai nostri amministratori regionali prendete tutta la spazzatura del mondo, portatecela qua e facciamo soldi, diventeremo i più ricchi del mondo, ma sicuramente forse le comunità più malate del mondo. Grazie, era solo questo. Ci sono altri? Prego. Solo l'archeologia. Archeologia. Io sono un consigliere dell'opposizione di Maratea, volevo rispondere a Vetromino, ci siamo in tre del comune di Maratea, oltre all'assessore che rappresenta il comune. Siamo sensibili al problema anche. Così come, perché non è un problema di Tortola, è un problema dell'aria. Io ho ascoltato un po' tutti i dibattiti, fatto da uno, Presidente. Non si può chiedere l'adesione al Parco Marino per difendere un bene comune. E il Parco Marino ha bisogno dell'aria, che ci sia o non ci sia il Comune di Tortola dentro, perché altrimenti qua facciamo un'altra cosa. Oggi bisogna ragionare, non, Vice Sindaco, mi scusi, di tutta una serie di cose, qua, se non ho capito male, si sta parlando di un impianto che c'è, che avrà le sue, io non so i fatti tecnici, non ho la possibilità di leggere e non sono nemmeno capace. Si sta parlando che da ciò che c'è si vuole fare altro. Allora io ritengo che i cittadini e la popolazione, i territori, debbono capire quell'altro che cosa porterà. Noi facciamo turismo o no? Noi come Maratea facciamo parte di un diciamo di un di quello che la regione Basilicata ha fatto come regolamento. Noi facciamo parte dei 4M, i 4 attrattori del turismo della Basilicata: Metapondo, Matera, Maratea e l'area del Melfese. Noi ci preoccupiamo di questo, perché io ieri ero a Napoli per lavoro e quindi ero a Napoli. Ho parlato con degli amici, no, devo essere, c'è un altro consigliere, scusate, non l'avevo visto, pure di Maratea, quindi siamo ancora un po' più maggioranza, opposizione, presente. Parlavo del devo rientrare perché domani c'è questo. Ma che state dicendo? È una questione di non di cosa può portare un impianto del genere, ma ciò che solo il fatto di dire che c'è, ciò che non porterà più sul territorio. Perché un'aria pulita al turismo, per la volta c'è il compostaggio, è una cosa seria, per lì forse ci siamo, se non ho capito male, se non mi è stato detto, perché io l'ho saputo attraverso degli amici, sindaco, dell'incontro di oggi, se non ho capito male non c'è solo il compostaggio, c'è anche lo smaltimento di altro genere, di materiale pericoloso. Allora io mi preoccupo oltre il compostaggio, perché il compostaggio in sé non è un fatto negativo. Il compostaggio in sé, se fatto in modo corretto, come dovrebbero essere fatte le cose, voglio dire, non dovrebbe portare niente, perché se andiamo a Brescia, nel centro di Brescia, c'è un bel impianto di termodistruttore al centro di Brescia, quindi voglio dire, non è che ci dobbiamo spaventare di questo. Il problema è che non c'è solo il compostaggio, c'è un'entità così grande...